presentiamo oggi questa mostra su Raffaele De Vico, un architetto noto per aver sistemato, progettato molti dei giardini romani tra gli anni 20 e gli anni 40, ma meno noto per altre realizzazioni come la realizzazione del serbatoio di Villa Borghese, del serbatoio di Via Leniana, tutte opere oggi ancora esistenti e molto apprezzate. E tra le opere più importanti realizzate c'è anche l'ossario dei caduti al Verano, un monumento ossario, e ripeto, però è stato conosciuto soprattutto per le sistemazioni a verde. Lui era un architetto che entrava al Comune di Roma nella metà degli anni 10 del Novecento e ha lavorato ininterrottamente anche come consulente per il comune di Roma fino allo scadere della Seconda Guerra Mondiale. Faceva parte della Commissione Giardini Pubblici, quindi è intervenuto sostanzialmente su tutte le sistemazioni a verde che furono realizzate in quell'epoca. La mostra ovviamente espone molti dei suoi progetti, delle sue idee, con un insieme di fotografie, documenti d'epoca che testimoniano anche il suo modus operandi come architetto, molto accurato, molto completo, in cui oltre ai rendering, chiamiamoli così, i bozzetti prospettici da lui disegnati, che era anche un buon disegnatore ornamentale, a fianco ci sono anche i progetti esecutivi e i disegni tecnici normali. La mostra, anche diciamo, i suoi lavori sono punteggiati, sono in contrappunto con le opere del pittore Carlo Montani, che proprio in quegli anni, anche lui era un pittore, giornalista, cultore di giardini, ha fatto parte anche lui della commissione dei giardini dell'epoca e ha raffigurato quasi tutti i giardini di Roma negli anni 30, tra cui molti di quelli realizzati da De Vico. Quindi c'è questa, diciamo, nella mostra, questa commistione proprio tra disegno progettuale, idea di partenza e poi una visione appunto anche pittorica. E da che è molto curioso che siamo in un'epoca in cui la fotografia e il cinegiornale è già molto avanzato. Questa cosa è stata resa possibile dall'attività congiunta di 5 curatori, ma anche da un lavoro intenso di ricerca, compiuto prevalentemente presso l'Archivio Capitolino di Roma, che conserva l'archivio Raffaele De Vico, gli è stato donato l'anno scorso dagli eredi, che ha dato un contributo fondamentale ovviamente anche per la realizzazione della mostra, con il prestito di moltissime delle opere, quindi voglio ringraziare tutti i colleghi dell'archivio proprio per questa disponibilità. Grazie.